Ciao amici e benvenuti in un nuovo video. Spero che si sentirà qualcosa. Sto cercando di trovare un posto dove non passano troppe macchine, ma è difficile, perciò spero che il mio microfono funzioni. Oggi andremo a provare due applicazioni: Randonautica, che abbiamo già provato su questi schermi, che è quell'applicazione che genera praticamente dei punti casuali nella mappa cercando delle anomalie quantistiche. Cosa vuol dire? Assolutamente nulla. Però andremo a vedere, insomma, di esplorare il posto, anche perché mi sono appena trasferita a Padova e ho bisogno un po' di conoscerla, e quindi proveremo a utilizzare questa applicazione. E in più, una volta che ci troveremo nel punto designato dalla mappa di Randonautica, andremo a provare l'applicazione della tavola Ouija di Gianmarco Zagato. Così vediamo un po' che cosa esce fuori. Prima di cominciare però, se non sei iscritto, iscriviti al mio canale, attiva la campanella delle notifiche e se hai anche tu un'esperienza paranormale da raccontare in un prossimo video, mandami un messaggio vocale su Instagram, sempre mi trovi come Bipolari di Moon, e lì potrai raccontarmi con un audio la tua esperienza. Mascherò la voce così da garantire il tuo anonimato. Ok, ho avviato l'applicazione, ho pensato a un luogo misterioso e adesso vediamo dove ci porta. Mi dice che è a 12 minuti da dove sono io a piedi, perciò top. Vediamo un po' dove ci porta. Visto che dobbiamo provare la tavola, ho rifatto il giochino di Randonautica e ho pensato a un fantasma, così per rimanere in tema, ho una coerenza. Randonautica, passione, cavalcavia. Ogni volta che attivo questa applicazione mi fa andare in mezzo al nulla. Speriamo che stavolta sia diverso. La gioia, non mi ha fatto prendere il cavalcavia, ma sotto, grazie a Dio, meno male. Non moriremo investiti anche oggi. E mancano 4 minuti alla meta e sono molto molto curiosa, devo dire la verità. Anche perché in realtà questa zona la conosco, però sì, non ero mai stata, insomma, fino al punto dove mi sta portando, perciò è una buona scoperta. Sto usando la telecamera frontale perché potevo portarmi il selfie stick, ma mi vergogno come una ladra a camminare con il selfie stick in mano parlando da sola, e quindi sto usando la telecamera frontale. Spero che non mi odiate e, insomma, abbiate un po' di pietà e di pazienza. Io però mi sto già divertendo, il che è molto triste, camminare da soli e divertirsi, però insomma è così. Oh, ma quanto è bello il fatto che ci sia caldo e il sole, cioè io non aspettavo altro, io sono team estate tutta la vita. Fatemi sapere giù nei commenti se siete team inverno o estate, tanto so che la maggior parte delle persone sono tutte team inverno. Io non lo so, posso soffrire, quando invece sudo sono felice. Infatti sono felice, guardate che bel solino, che bello vedere il cielo. Siamo a 3 minuti, questa è la strada che mi sta mostrando, anzi ne mancano 2 di minuti, quindi immagino che sia su questo percorso qua. Ok, sono arrivata, siamo in un posto, cioè in una vietta con delle case, tra cui il punto esatto è una casa abbandonata, guarda caso, con scritto Vendesi. Ve la faccio vedere. Questa è la casa, come vedete è tutto rovinato, anche le finestre e tutto. Beh, direi che potrebbe starci come posto. Bene, io ho alle spalle la casa abbandonata, direi che possiamo aprire l'applicazione della tavola Ouija e provare a vedere che cosa succede. Ok, sto registrando anche dal telefono, così vedete nel frattempo che cosa mi dice. Iniziamo. Allora, iniziamo chiedendo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi. Si sta muovendo. Bene, ha detto no, non c'è nessuno che vuole parlare con noi. Ma se non c'è nessuno, chi è che muove la tavola? Chiediamo. Nessuno vuole parlare con noi? Vediamo cosa dice. Guardate che naso lucido che ho, mamma mia. Si muove. Mi dà l'idea che si stia scrivendo territorio. Infatti, territorio potrebbe significare che c'era qualcuno che abitava qui, che sta parlando con noi in questa casa abbandonata. Proviamo a chiederglielo. Bene, ho chiesto. È il tuo territorio perché abitavi qui? Vediamo che cosa risponde.
No, vabbè, pazzesco, ragazzi, mi si è chiusa l'applicazione. Cioè, è ritornata la dashboard. Mi sa che c'è qualcuno che non vuole parlare con noi. Ok, ricominciamo da capo. Vi parlo dal futuro mentre sto editando questo video, mentre facevo la registrazione, dello schermo della tavola Ouija. Si è disconnesso, cioè praticamente non ha registrato lo schermo. Quindi da adesso in poi nel video vedrete, cioè dovrete ascoltare insomma quello che dico e non vedrete più la tavola. Scusate, incidenti di percorso. Scrivo, qualcuno vuole parlare con noi? Completamente ha risposto. Quindi quando io ho chiesto se qualcuno voleva parlare con noi, ha detto completamente. Quindi completamente sì? Cosa vuol dire completamente? Sono un po' confusa. Vabbè, lo diamo per buono e diciamo di sì, vuole parlare con noi e già mettiamo in chiaro le cose. Ok. Gli chiediamo se abitava in questa casa. Abitavi qui per parlare. Alla domanda se abitava qui, lei mi ha risposto o lui per parlare. Vuole parlare, ma non di questo, ok. Gli chiediamo come ti chiami? Anzi, gli chiediamo chi sei? Virginia. Oddio, ci ha risposto, ha detto che si chiama Virginia. Allora è uno spirito se dice subito il suo nome. Cosa ci fai qui, Virginia? Ha risposto, non so. Proviamo a chiedergli cosa stava facendo prima che arrivassimo. Distruggo. Molto bene, partiamo benissimo, direi. Cosa distruggi? Ha risposto, tu lo sai. Io non lo so. No, non lo so. Dimmelo tu. No, non vuole parlarci. Bene. Allora chiediamogli, tu vivevi qui, in questa casa? Lei ribadisce che Virginia non abitava qui. Chiediamogli allora, Virginia, eri un essere umano? Sembrava stesse per dire di no, invece poi ha detto di sì. Sì. Quando sei nata? Allora, ha risposto 28.022.002. Cioè quando? Non riesco a capire. Il 28 febbraio 2002? Ok, facciamo così. Quanti anni hai? Ha appena detto che ha 17 anni. Cosa gli possiamo chiedere adesso? Chiediamogli com'è morta. Non mi dire che sta scrivendo tubercolosi, non ci posso credere. Sì, decisamente ha scritto tubercolosi. Ci troviamo quindi davanti a Virginia che ha 17 anni ed è morta di tubercolosi. Urca. Chiediamogli perché è ancora qui. Trovami. Dove ti trovo? Si fa interessante, devo dire, più di quanto immaginassi. Ora che stia scrivendo di fianco a te. Ecco, ha risposto di fianco a te. Come potete vedere, non c'è niente di fianco a me. Chiediamogli di mostrarsi. Non ti vedo. Allora, ragazzi, ammetto che qua si sta sconnettendo continuamente, quindi io rientro poi nell'applicazione e rifaccio la domanda. Quindi gli ho scritto non ti vedo, fatti vedere. Vediamo cosa risponde. Ha detto che si fa vedere. Io però non vedo nulla. Chiediamogli come ti riconosco. Dio ha risposto shh. Quindi dobbiamo stare in silenzio per vederti? Devo stare in silenzio per vederti? Vediamo cosa risponde. Ha risposto bestia. Che cosa vorrà mai dire con bestia? Si fa vedere tramite animali? Facciamo un giro, vediamo se lo vediamo. Adesso gli dico che mi muovo così possiamo vederlo. Adesso mi muovo così posso vederti. Osserva. Cosa devo osservare? Elemento. Dobbiamo osservare l'elemento. Quale elemento?
ha risposto sofferenza, quindi siccome mi sono già un po' stufata, proviamo a fare un giro nei dintorni e vediamo cosa vediamo. Vediamo cosa vediamo. Allora, qui ci sono solo macchine. Come si fa a vedere la sofferenza? Sofferenza si vede ogni giorno, dappertutto. Vediamo cosa c'è. Ah, ma di qua c'è una strada. Non me l'ero accorta. Però non riesco a capire se è proprietà privata. Sì, è proprietà privata, infatti c'è un cancello. Quindi no, non possiamo entrare di qua. Confermo, non possiamo entrare di là. Questa appunto è la casa. Qui che ero dove ero seduta prima. Non so, non so. Sono confusa. Non so ragazzi, io non vedo niente, qui non c'è niente, sono un pochino stanca, mi è appena caduto il telefono, molto bene. E io direi che chiediamo se possiamo abbandonare la sessione, perché bisogna sempre chiedere. Posso chiudere? Chiudere la sessione? Puoi, non puoi. Perché non posso? Cosa vuoi tu? Non puoi. Bene, allora cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Dimentico. Vuoi che io dimentico? Vuoi che io dimentico? Ho sentito uno stranissimo rumore. Comunque ha risposto difendo. Quindi si sta difendendo da noi? Ma se ti vuoi difendere vuol dire che vuoi anche chiudere la sessione. Non capisco. Sono confusa, ragazzi. Cosa può voler dire? E che cos'era quel rumore che ho sentito prima? Difendi me? Sì, che carina, grazie. Grazie Virginia. Posso chiudere la seduta? Goodbye. Bene, allora, il nostro spiritello ci ha salutato, ha detto che potevamo andare, quindi per ricapitolare, si chiamava Virginia, aveva 17 anni, era morta di quella malattia brutta lì, già non mi ricordo più, me lo ricorderò quando editerò, e voleva farsi vedere, però non l'abbiamo vista. E voleva a un certo punto distruggere, insomma, tutto molto poco chiaro. In ogni caso è stato comunque molto divertente e interessante. Vi ricordo che non si gioca con la tavola Ouija, ma solo con quella finta, questa, come quella dell'applicazione. E devo dirvi la verità, è troppo lunga come cosa, cioè nel senso che ci sono troppe pubblicità ed è veramente molto molto difficile riuscire a fare dei video. Così, cioè usare proprio l'applicazione. Non so se avrò mai di nuovo la pazienza per rigiocarci, perché ragazzi è andato via più di un'ora perché semplicemente si sconnetteva continuamente, c'era troppa pubblicità, cioè non è usufruibile come applicazione secondo me. Ragion per cui vi chiedo che tipologia di video vi piacerebbe vedere? So benissimo che vi piacciono molto i video sulle esperienze paranormali. Io voglio continuare a farne, però mi devono arrivare le vostre esperienze. Quindi se non me le inviate, il sole, se non me le inviate io non so come fare. Perciò fatemi sapere che tipologia di video vi piacerebbe che io facessi a tema paranormale. Invece per quanto riguarda gli altri video, ho intenzione di portarvi più spesso con me nella mia vita e girare più contenuti a tema anche vlog, perché mi piacciono tantissimo, è la cosa che più forse amo di tutte. Voglio portarvi in giro, se volete, per Padova, anche perché appunto io mi sono appena trasferita, quindi ho piacere insomma a visitare nuovi posti, quindi se volete vi porto con me. Ma se avete qualche idea su come volete che io vi porto con me, fatemelo sapere sotto nei commenti, insomma, che così ci organizziamo. Tanto io, ragazzi, faccio anche quello che a voi interessa di più. Perciò fatemi sapere se volete anche altre puntate, magari con Randonautica e niente. Io direi che il video finisce qui. Spero che si sia sentito qualcosa e direi che ci vediamo nel prossimo video. Ciao!